È un piacere conoscere Nicola Di Matteo, neosocio del Teramo, neosocio del Teramo di Caserta. Vive in Emilia da tantissimi anni. Da 50 anni arriva a Teramo, perché? Ma a Teramo mi è sempre stato un momento, perché mi è sempre piaciuto fare calcio a Teramo. Io ho giocato contro il Teramo nel 2003, Imolese, che era presidente di Imolese, Teramo, se non mi sbaglio mi sembra abbiamo anche vinto 1-0. Però abbiamo giocato nello stadio quello. Forse era 2001-2002. Sì, adesso la data era la C2 2001-2002. Nello stadio vecchio abbiamo giocato. Zecchini che vinse il campionato. Sì, 2001-2002. Il calcio io un pochettino ho girato. Ho visto Teramo, sempre il discorso di Luciano Campanelli. Il calcio da solo non si può fare. Non si può fare la Lega. Poi se vai in Serie B, ma anche se vai in Serie B, no? Se c'è una persona a fianco puoi fare sempre meglio, ma anche a livello così di consiglio tra una. Quando sei da solo, sei da solo. Io dico sempre, l'unione fa la forza. Poi quando tu hai, io adesso ho due figli, anche nel mio lavoro, quando io vado in giro nel mio lavoro e cioè i miei figli a fianco, io sono una potenza che fa paura. Se sei da solo, sei sempre da solo, non sei nessuno nella vita. Bisogna frazionare il rischio. Lei è un imprenditore di Ila? Sono imprenditore di Ila, lavoriamo un po' nel bolognese, un po' dappertutto, dove ci abbiamo. Insomma, lei è stato molto chiaro, progetti ambiziosi, entro 2-3 anni vuole vincere il campionato. Deve smettere, dopo finisce lì, ho detto al presidente, io dopo 3 anni se non facciamo niente io me ne vado. È disposto a investire tantissimo, perché per vincere poi bisogna fare organici. Non ci vogliono tanti soldi per vincere, intelligenza, tanta capacità e tanta fortuna pure, non soltanto, perché hanno vinto, è andato in Serie B con poco. Io ho una mezza scuola, ogni tanto mi confronto con Mattiol, il presidente della SPAL. Nel mio paese io facevo la promozione, dove abita da Bologna, io facevo la terza categoria, si chiama Giacomens. E dico: Walter, ma cazzo hai fatto, scusate la parola, a tu arrivare in Serie A non ci sei ancora arrivato. E lui ha detto: se c'è un po' di fortuna, sicuramente c'è anche un pochettino economico, non è che lo puoi fare per niente, ci puoi arrivare, però devi stare molto attento. Ci vuole molta capacità. Conto capacità, scegliere i giocatori buoni, perché anche i giovani, non pensiamo che i giovani sono più scarsi di quei vecchi. No. A me piace molto la squadra giovane. Sì. Io l'ho visto domenica scorsa quando abbiamo giocato contro sul Tirolo. Sì. Abbiamo fatto, a me quei giocatori mi piace, la prima volta che l'ho visto, non giocano male, sono bravi, hanno dei piedi ottimi, inserendo 2, 3 o 4 giocatori, diciamo, di esperienza, poi fa sicuramente un salto di qualità. Ecco, lei ha sottoscritto il 20%, ricoprirà la carica di amministratore delegato, l'ha detto lo stesso presidente Campitelli. C'è nel prossimo futuro l'idea di aumentare questa quota? Ma sì, ma io, come ho detto prima, non è le quote, quelle che quando arriviamo in Serie B, tanto si guarda le quote, in Serie C, poi il 50, il 70, il 100, non serve a niente, serve avere un gruppo. Puntardo, ho detto io. Poi dopo ci sediamo e parliamo, che anche se va in Serie B e ho il 60%, non è che incassa 1 milione di euro, i 600.000 euro e Campitelli, ormai i soldi nel calcio, ne sempre reinvestiti. Posso ci siedo, possono fare 50 e 50. No, ma la domanda è questa: se lei ha intenzione di aumentare la quota, significa che si vuole legare ancora di più a questo sodalizio, a questo territorio? Beh, sono partito da fare un progetto ambizioso, bisogna per forza. Se servono qualche euro in più, lo mettiamo avanti, facciamo così. Quest'anno la salvezza. La salvezza ci deve, non ci salviamo quest'anno, non ci voglio neanche pensare. No, ma con quella squadra che abbiamo. Ma lei ha fatto prima una battuta, la prendiamo come tale, mal che vada, cambiamo allenatore se le cose non dovessero andare bene. Non esiste, era proprio solo una battuta. Non esiste proprio. Lo conosco da un po' lui è bravo lui. Chiudiamo solo ricordando le sue esperienze. SPAL, Imolese, Mantova. Poi ho dato una mano a Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo ho dato soltanto una piccola mano per un anno. Anche lì progetto, perché non si può fare progetti e andare in Serie B, perché è un paese. C'è un mio fornitore che era il vicepresidente che gestiva Mussone. Nico, sono 20 anni che mi viene a darci una mano, ma quanti i debiti ha questa società per la mano? No, 400-500 mila euro. Noi per 400-500 mila euro si può fare calcio. Sono andato lì, ho preso e
Non si fa così, se è un amico non si fa così, vuol dire che mi hai fatto del falso e quasi quasi mi perdeva anche come, diciamo, imprenditore di acquistare del... che lui faceva gli impianti, faceva robe gli infissi. Infissi, ho capito. Allora poi dopo dico basta, vado via, mi sono un po', sono andato via, poi sono andato. Un po' disamorato, diciamo. Sì, poi è rimasto stesso l'amicizia, perché a me non piace litigare con delle persone. Certo. Io quando vado via, anche se le cose vanno male, la stretta di mano do tutto. E rimangono sempre amici miei, sempre. E questo è fondamentale. Io la ringrazio, per la conoscenza, ci lasciamo però con una promessa per i tifosi del Teramo che ci stanno guardando. Una promessa. La promessa, l'ho detto prima, la promessa. Vogliamo vogliamo vincere un campionato. In quanto tempo però? Vabbè, 3-4. Perfetto, grazie. Non ce la facciamo. Grazie. Grazie. Presidente, ben ritrovato, si allarga la compagine societaria. Come è nata questa opportunità? Ma è nata da una chiacchiera e un altro. Lui è innamorato di calcio e dice... da una cosa e un'altra facciamo un progettino importante, ci siamo messi insieme, poi si vedranno, insomma, speriamo che possiamo fare bene. Ha sottoscritto il 20%, ricoprirà la carica di amministratore delegato, lo abbiamo sentito parlare, progetti ambiziosi, vuole vincere il campionato nel giro di 2-3 anni. Beh, poi se... Ci vogliono i soldi però. Sì, sì, sicuro, quindi, quindi se lui lo dice vuol dire che ci possiamo fidare. Però la maggioranza è sempre sua. Sì, se per caso vuoi prendere tu. No, qualche... io no, assolutamente non ci tengo. È già troppo che riesco, non so se lo faccio bene, a commentare le vicende del Teramo Calcio. Ecco, Presidente, però a parte gli scherzi, le prospettive quali sono? Cioè anche per quanto riguarda la persona di Campitelli. C'è intenzione di continuare nel Teramo oppure prima o poi? Ma sicuramente sono oggi, entrati già 3 soci. Oggi, quello... vabbè, oggi stiamo qui, continuiamo, sta nascendo un progetto importante, ma sicuramente non è che uno può fare il presidente 20 anni della sua vita, no? E quindi speriamo di dare una mano sempre, però non sempre in prima persona, perché ci abbiamo anche tante altre cose da fare, quindi, però ci stiamo, diamo continuità al Teramo Calcio, vogliamo bene al Teramo Calcio, non è che lasciamo questa baracca abbandonata a se stessa, ecco, quindi io in questo momento devo essere la continuità del progetto e questo sarà. Parliamo anche di mercato, rammaricato per il mancato arrivo di Costantino? No, dispiaciuto per il modo, non rammaricato, perché può darsi che poi se lui non veniva come doveva venire, quel progetto naufragava prima che si cominciava, quindi che meglio così, lui ha fatto un'altra strada, spero che non abbia sbagliato, gli auguro tanta fortuna, certo, perché è un ragazzo e tutti, poi noi tutti possiamo sbagliare, secondo me. Quindi ha fatto un grave errore Costantino? Secondo me, credo, veniva tesserato da una squadra di B, aveva tutta la possibilità di fare benissimo e poi anche avere la possibilità di giocare in B in questo momento col Pescara, quindi dobbiamo ringraziare sempre il grande Sebastiani, che è sempre a disposizione di tutto per noi del Teramo. Quindi che cosa non ha funzionato in sintesi? Ma credo qualcosa in lui non abbia funzionato, noi avevamo fatto il massimo. Ci ha ripensato, ci ha ripensato, è andato a Trieste, forse l'affascinava di più lì. Presidente, è arrivato Sparacello, c'è stato lo scambio con la Virtus Francavilla, Zenuni con la stessa formula a titolo definitivo, naturalmente non vi potete fermare a Sparacello. No, un altro punto. Chi? Sicuramente arriverà, non lo so. No, cioè lei è l'ultimo. Noi cercheremo di fare un acquisto all'ultimo step di mercato, perché sicuramente con la speranza di poter trovare qualcuno importante che non si possa accasare o restare in quella società.